Oltre al grande dolore di Gesù, umiliato, abbandonato da tutti, c'è anche il dolore di sua madre. Un angelo le aveva detto: «Tuo figlio sarà il figlio di Dio, l'Altissimo, e gli regnerà su tutto il mondo». E ora lo vede così. È faticoso per una madre vedere il proprio figlio soffrire, ed è faticoso due volte per Maria, perché oltre a vedere suo figlio soffrire, si chiede: «Ma che cos'è di tutta la promessa che l'angelo aveva fatto?» Eppure è lì, vicino a suo figlio, e continua a sperare. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ancora prega con me. O Maria, come hai avuto la forza, il coraggio e la fede di stare accanto a Gesù mentre soffriva, ti preghiamo di stare accanto a tutti coloro che sono soli, sofferenti o abbandonati.